attenzione intanto alla Sampdoria, Gabbiadini entra in area sul settore sinistro, secondo me c'è fallo, infatti Gabbiadini contro Maio, capitano del Santià, parte Gabbiadini, sbaglia il calcio di rigore, poi per fortuna sulla ribattuta il Gabbia mette il gol, 13° minuto, Sampdoria 1, Santià 0. Attenzione intanto alla Samp con Gabbia che va al raddoppio, doppietta personale dunque di Manolo Gabbiadini. Palla tra le braccia del portiere Maio, attenzione intanto a Romero che commette una gravissima ingenuità e regala il gol alla formazione del Santià, segnato Assumma. Attenzione intanto alla punizione al gol della formazione blu cerchiata con Eder, direttamente su punizione, non esente da colpe il signor A. Cassani. Il profilo che avevano tracciato, perché sono tanti. Attenzione intanto Eder, destro, palo e poi Čolek, l'ho visto il giocatore che sbaglia, vabbè. Abbia perso un pochino di brillantezza e questo di fatto insomma ci può anche stare. Attenzione Čolek, Pozzi, Munari, sinistro, palo ancora. Ancora Čolek, Munari dentro per Eder, lo spazio c'è, Eder il destro e questa volta il palo lo prende ma fa anche gol. E con due doppiette a testa di Gabbiadini e di Eder il punteggio si va va a crescere sul 4-1. Palla dentro verso Pozzi, il controllo di Nicola, palla sul destro, può provare Nicola Pozzi, traversa, insomma. Calcio d'angolo per la Sampdoria, se l'incarica Renan Garcia. Parte il cross in mezzo, eccolo qua, il gol della Sampdoria ha segnato Mustafi. Skodran Mustafi. Allora, ecco il calcio d'angolo, ecco il gol, ha segnato il mio idolo, Pavel Čolek. Però la gran giocata l'ha fatta Pozzi qua, la che gran ha attaccato giocata l'ha fatta Pozzi. Il primo palo. Sì. Finisce qui la gara tra la Sampdoria del Santià, finisce 6-1, doppietta di Gabbiadini, doppietta di Eder, Mustafi e Čolek. Questi sono i marcatori.